emozionante soprattutto. Cerco sempre di dare tutto. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita e per me questo è un bellissimo regalo e se lo regalo a tutti i tifosi, a tutto il gruppo che ci aiuta, che mi aiuta, che siamo sempre tutti i giorni a lavorare. Devo dire che tutti quelli che non si vedono qua, che stanno dentro a lavorare, penso che questo è parte di tutti quelli che mi danno questo sorriso. Ma tu lo sai che in Champions solo due argentini hanno segnato 4 gol nelle prime 4 partite di Champions? Uno sei tu, l'altro lo sai chi è? Tuo padre. Papà, sì. Veramente? Sì. Non so io. Sì. Allora, questa è una grande sorpresa. Viene di famiglia. Senti, è stata una serata importante per il Napoli perché servono conferme che arrivano sempre. Dovrete andarvi a prendere la qualificazione a Liverpool, ma ci arrivate nelle migliori condizioni possibili. Sì, non ci dimentichiamo che abbiamo una partita prima, abbiamo una partita da affrontare del campionato che è molto importante. Sono sicuro che queste pochi giorni di recupero ci metteremo a posto per affrontare una partita come si deve, perché abbiamo un campionato davanti. Senti, rispondi sempre presente, hai una media gol, praticamente un gol ogni 60 minuti. Che cosa ti aveva chiesto questa sera Spalletti e soprattutto come ti sei trovato con la Spadoni? Mi ha dato libertà di essere quello che sono io, attaccare gli spazi. Con Jack ovviamente lui è un grandissimo ragazzo, un grandissimo giocatore. Penso per uno che attacca tanto la profondità è sempre un vantaggio, perché sia per dargli lo spazio a lui che ovviamente per lo spazio crearmelo per me, ti aiuta avere un giocatore come lui e come lo hai visto, è più bello. Non giocavi da 3 partite, sei rientrato, hai fatto 2 gol, adesso come dire, sei disponibilissimo ad aspettare altre 3 se queste sempre, sono come sempre l'ho detto dall'inizio, sarò sempre a disposizione da quando il mister mi metterà, cercherò di aiutare sempre la squadra, continuerò per questo percorso e ogni minuto che mi dà lo sfrutterò. Senti, la brutta notizia è che tuo padre però uscì dalla Champions. L'ho visto adesso, un peccato perché era bello vedere l'Atletico lì, però adesso l'importante è che siamo bene noi e adesso sicuramente sarà contento anche lui per la partita che ho fatto. Grazie Giovanni.